Six, five, four, three, two, one, zero. I festeggiamenti nel fine settimana per la compagnia spaziale privata SpaceX del miliardario Elon Musk e per tutti i pionieri che attendevano la partenza della prossima missione di rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale. Sabato mattina è partita dalla base militare di Cape Canaveral in Florida la CRS-8, l'ottavo lancio dei 12 previsti dal contratto NASA per la capsula orbitale Dragon verso la Stazione Spaziale. Dopo una messa in orbita perfetta, l'entusiasmo dei giovani dipendenti SpaceX è andato alle stelle quando il razzo vettore Falcon è riuscito per la prima volta ad atterrare integro sulla piattaforma oceanica, un vascello telecomandato il cui curioso nome può essere tradotto con «Certo che ti amo ancora». Domenica la capsula Dragon è stata acchiappata dal braccio robotico della stazione spaziale e poi fissata alla parte inferiore del modulo Harmony, da dove si potranno scaricare le 3 tonnellate di viveri e nuovi esperimenti scientifici, tra cui una novità assoluta, il Bigelow Expandable Activity Module, il primo modulo abitativo espandibile. Da chiuso è un cilindro di poco più di 2 metri di lato, ma una volta dispiegato offrirà un volume abitabile di 16 metri cubi. I 2 anni di test a cui sarà sottoposto permetteranno di capire se questo è il futuro dell'esplorazione spaziale, o quantomeno del campeggio orbitale, con costi a partire da 50 milioni di dollari a posto tenda.